Sentite in fondo? Proviamo? Ok. Oh. Allora, stamattina avrei intenzione di parlarvi di due argomenti relativi alla storia del design, cioè la nascita della stampa e qualche aggiunta alle cose che abbiamo detto l'altra volta sulla rivoluzione industriale. Con la preghiera che non mi fate fare a me solo una messa cantata o un'omelia come fanno i preti, no, io impastisco certi argomenti per il gusto di dialogare con voi, quindi appena nel frattempo che io parlo, se c'è qualcosa che non vi piace, non mi convince, non siete d'accordo, cioè ditemelo subito, no? Noi non abbiamo un programma scolastico da seguire, è un seminario per cui ognuno dice la sua, anche la più ingenua, anche la meno aggiornata, non fa niente, insomma. L'importante è che da qua usciamo ognuno di noi con un'idea di quello che pensano anche gli altri su questo argomento, che grazie a Dio è un argomento molto aperto, nessuno ha ragione in assoluto e quindi c'è proprio il gusto del dialogare. Detto questo, cominciamo con le informazioni. Si ritiene che l'industrial design sia nato con la rivoluzione industriale, il che è vero fino a un certo punto, perché ci sono dei precedenti nella storia della cultura che anticipano di molto questo importante fenomeno del nostro tempo. E la maggiore anticipazione è data proprio dall'invenzione della stampa. Perché questa stampa è così importante in sé e per sé? Tutti leggiamo giornale, leggiamo libri, eccetera, è inutile, ma è importante nella storia del design, questo dobbiamo appurare. In effetti, prima dei testi a stampa, siano essi dei manifesti o dei libri, si usava la bella calligrafia, cioè tutti gli scritti naturalmente lavoravano a mano, rispetto al quale un passo avanti è stata la xilografia. La xilografia era l'incisione su una tavoletta di legno delle parole per intero e su questa xilografia si passava dell'inchiostro, poi si passava un foglio e con quel foglio xilografico si ottenevano una serie di copie tutte uguali. Questo già è un passo verso il design, il quale ha la caratteristica di essere un prodotto iterato. Cioè tutte le cose che si fanno in serie appartengono al design. Quegli oggetti che non si fanno in serie e sono molti hanno con difficoltà di entrare a far parte di questa famiglia del design. Dopo la xilografia, questo signore che vedete proiettato al muro, che si chiama Johann Gesslich, detto Gutenberg, nativo di Magonza, fece una invenzione, cioè accanto al foglio di carta e accanto al tradizionale torchio, perché in base alla pressione del torchio si aveva la stampa anche xilografica, si inventò i caratteri mobili. Questo che vedete è un carattere mobile che si usava fino a pochi anni fa, cioè è un cilindretto di legno con sopra una N, un carattere mobile.
questo, la divisione di una parola in caratteri faceva sì che con altri sistemi, l'allineamento, il magazzino dei caratteri, eccetera, si potesse comporre, non so se voi avete mai visto uno che fa un biglietto da visita, dice i signori di Altena si sposeranno il giorno tale, il biglietto, una lettera, una appressata e compone questa cosa. Poi ci mette l'inchiostro, l'invenzione del carattere mobile ha fatto sì che con queste lettere prese isolatamente si possa comporre una pagina, poi si smonta e con le stesse lettere o con l'aggiunta di altri si fa un'altra pagina. Quindi siamo in pieno della produzione seriale, in quanto queste pagine poi si possono ripercuotere all'infinito. E allora che cosa ha in comune col design? Ha in comune col design un utilizzo di qualche cosa di standard, come sono le lettere, tutte uguali tranne il dettaglio, e il modo di metterle insieme, di comporre, di scomporre, eccetera, a formare la scritta. Ed è importante che questo lavoro consente, nel caso di errore, di pigliare con una pinzetta uno di questi caratteri mobili e di poterlo cambiare, cosa che nella xilografia non si poteva fare perché il incideva oggi è domenica, dopodiché si sì, sbagliava una cosa, doveva buttare via tutto, no? Quindi questo carattere mobile ha anche questa possibilità dell'autocorrezione. Poi vediamo più avanti che nello sviluppo delle cose questa autocorrezione non è proprio del design, perché anticipando una conclusione, nel progetto di design ci deve stare già tutto previsto, tutto ne varietur, perché una volta che si è composta questa pagina non si può modificare, contrariamente a quanto avviene nel lavoro artigianale. Nel lavoro artigianale ci sta il ritocco, la cosa, la finitura, eccetera. Invece il progetto di design fa un progetto che deve essere materialmente realizzato nella misura uguale, poi ne varietur, del progetto stesso. Importante fu il fatto che queste prime composizioni a stampa furono fatte in latino, che era la lingua universale. Quindi questa stampa nasce non come un fatto di una bottega di napoletano, di genovese o di veneziano, che pure emersero per altre motivazioni, ma perché grazie al latino la pagina, mettiamo, di Gutenberg o di un suo successore veniva letta in tutto il mondo colto, allora conosciuto. Quali furono i primi temi dei libri organizzati in questa maniera industriale? I primi temi furono dei libri religiosi, anzi il primo tema fu una Bibbia fatta a doppia colonna, cosa che nella xilografia non si poteva fare, invece con questa nuova tecnica si otteneva questa doppia colonna. In più c'è stata un'altra cosa molto innovativa, ovvero sia il frontespizio. Il frontespizio era la pagina che introduceva lo stampato. E in questi frontespizi si svolgeva tutta quanta la fantasia degli stampatori, talché si usavano i pittori, gli architetti, i geometri, eccetera, e ogni frontespizio, se ci fate caso, comporta esattamente il gusto dell'epoca. Ci stanno i rigorosi frontespizi rinascimentali, quelli dell'età barocca, quelli del rococò, eccetera, fino ad arrivare al neoclassico, che con Bodoni, che era un disegnatore di caratteri, diventa estremamente
oggi diremmo minimalista, no? Questi frontespizi diventano appunto molto semplici, in ogni caso costituiscono quello che è la copertina del libro, salvo poi la copertina che lo avvolge. A proposito di copertina, è interessante sapere che non vi sto a leggere quante migliaia di copie si facevano, eccetera, che è una noia terribile. Questi libri a stampa si facevano foglio per foglio e si spedivano in certi sacchi da un paese all'altro, da una nazione all'altra, in rotoli a formare dei volumi. Quindi la parola volume, primo, volume secondo, volume terzo, sta a identificare stupacot e foglie arrabbiate che per ragioni economiche si spedivano da una tipografia ad un utente, il quale è arrivato, una volta ricevuto questo materiale, lo componeva e quindi il libro lo faceva all'utente. Ecco perché i libri prendono talvolta il nome della persona al quale è demandata, al quale è venduto. Ma come sappiamo, il design è fatto di qualità, di quantità e di giusto prezzo. La quantità è assicurata proprio da questa tecnologia iterativa e standardizzata. Si scrive a macchina, non con la macchina Olivetti, ma con questa macchina inventata da Gutenberg e dagli altri. E quindi il lato della produzione è assicurato. Il lato della qualificazione invece è data dall'estetica dei caratteri che vengono utilizzati, i quali caratteri cambiano da un momento all'altro. Poi ci fu, essendo la cosa nata in Germania, lo stile gotico delle lettere a stampa per arrivare a queste più moderne dei veneziani, che erano molto bravi. Gli italiani arrivarono dopo e imposero il loro gusto più raffinato per queste lettere. Quindi la bellezza di un libro sta innanzitutto nei suoi caratteri. Il vero e proprio progetto della stampa sta innanzitutto nel formato, sta nelle lettere che si sono usate e, come ho anticipato, sta nel prevedere tutto. Il progetto è veramente un programma estremamente rigido che non può essere cambiato nel corso dell'opera. Quella cosa che dicevamo ne è varietà. Come è stato osservato, scusatemi se faccio queste citazioni che sono un po' noiose, però rappresentano come delle pietre miliari del discorso. Nel processo produttivo industriale il progetto è una specie di idea platonica, appunto ne varietur. Si sa che la macchina non potrà che stamparlo in migliaia di esemplari senza che nessuna modificazione o adattamento possa aver luogo nel corso della lavorazione. Il progetto deve quindi comprendere in sé, nel suo trattato, la coscienza di tutte le condizioni tecniche inerenti alla sua realizzazione. Deve implicare la corrispondenza dell'oggetto a tutte le pratiche esigenze cui deve servire e non solo delle esigenze collettive, e porsi come uno standard.
deve provvedere a risolvere anche tutte le condizioni inerenti alla materia, perché nessuna distinzione, nessun distacco possono più sussistere tra il mondo ideale o dello spirito, il mondo pratico della materia. Ed è appena il caso di rammentare che l'oggetto prodotto dall'industria non è mai prodotto in una materia naturale, come era la xilografia, ma il prodotto dell'industria è la materia naturale, si presta al naturalismo dell'artigianato, mentre l'industria forma le proprie materie nell'istante stesso in cui determina le proprie forme, esige materie sintetiche per le sue forme sintetiche. Cioè, a un certo punto, pigliata la plastica, tutte queste altre cose eccetera, sono nate anche per soddisfare certe esigenze che con i vecchi materiali non si potevano fare. Altra caratteristica della stampa è una sorta di continuità con la tradizione. La stampa, come abbiamo detto, riprende, migliora e sviluppa la scrittura a mano, così come tutti gli altri oggetti di design, che posso dire, la lampadina nasce dalla candela, tant'è vero che ne conserva anche il potenziale, dice datemi una lampadina di 100 candele, no? Per dire che ci sta questa continuità fra l'oggetto della tradizione precedente con quella successiva. Persino la macchina da scrivere, che è stata inventata da un italiano, che si chiamava il cembalo armonico, una cosa di questo genere, era una specie di piccolo pianoforte che conteneva però i caratteri, il nastro scorritore, perfino il campanello di fine corsa, senza parlare poi della penna, che si chiama penna perché in origine si usava la penna d'oca, poi ci stanno le penne meravigliose che si fanno adesso, cioè. Quindi nulla nasce da un nulla. Questo design, nella sua parte più umanistica, è qualche cosa che recupera dalla tradizione che lo precede. A conclusione di questo discorso sulla stampa, resta un problematico interrogativo. Una volta riconosciuto che la stampa è a tutti gli effetti da classificare nell'ambito del design, o essa va riconosciuta come un fenomeno di disegno industriale ante litteram, prima del tempo, tanto isolato quanto importante, oppure, ammettendo che una prima e compiuta forma di design, magari non isolata, sia sorta in pieno rinascimento, si è tentato di rivedere l'intera periodizzazione della storia dell'industria e di riconoscere che progetti, macchinari, imprese, scambi ed attività commerciali di vario tipo si siano affermati qualche secolo prima della rivoluzione industriale. Abbiano preceduto la macchina a vapore di Watt, emblematica dell'industria inglese del periodo 1768-1830, ossia la rivoluzione industriale, argomento che passiamo a leggere dopo. Ma prima di concludere vorrei aggiungere un aspetto problematico che poi darà adito alla nostra discussione. Certamente quello che distingue un prodotto di design da un prodotto artigianale è la iterazione, la serialità. Che sti cose, cioè, c'è state mille, tutto quanto uguale, eccetera. Però questo è valido per ogni costruzione moderna. Come la mettiamo, per esempio, con l'architettura, che a sua volta è una forma di design e che è condizionata dal luogo, dai tempi, da adesso, da quell'altro? Come la mettiamo con una nave?
si fanno le navi in serie, no, e faceva i sommergibili atomici e le cose là, ma insomma ogni nave, specialmente le navi turistiche, sono un complesso di oggetti che naturalmente puramente artigianali non solo non sono, ma perché sono fatte con, ma non sono neanche design, perché non c'è nulla di serio, di serie, bisogna adattare di volta in volta. Come pure l'arredamento di una casa, quello che si chiamano oggi le famose ristrutturazioni, che purtroppo è l'unico sbocco professionale dei poveri giovani architetti, non è quasi mai realizzato in termini seriali. C'è sta sempre la porta che ti fa in modo che il tuo mobile è a chiabuma, strascia e lo devi aggiustare affinché entri. Cioè ci sta sempre qualche cosa che tradisce la natura consustanziale, congenita, reale del design, che, ripeto, è qualcosa di fatto a pezzi, di pezzi tutti quanti uguali. E allora rimane una larga fetta di prodotti, di manufatti, che non sono né artigianali né industriali, tu pure. Allora qualche tempo fa io con il mio geniale compagno di studi e di lavoro, Filippo Alison, inventammo una parola, artidesign. Cioè inventammo questo termine che voleva comprendere alcune manifestazioni che stessero a cavallo dell'una e dell'altra cosa. Voi non sapete quanti mobili che vedremo più avanti, di Mies van der Rohe, dei più celebrati design contemporanei, passano per le mani di un artigiano che acconcia o chiuva, acconcia la ciappetta, ritaglia il cuoio in una certa maniera, eccetera, eccetera. Quindi questo design, specialmente per certe cose che sono più vicine all'aspetto del furniture design, cioè il design del mobile, della casa, piuttosto che questi puramente meccanici, è inquinato da questa dimensione artigianale. Per ultimo ci sta un campo nel quale l'artigianato resta sovrano addirittura, ed è il campo del restauro. Se voi volete restaurare una cosa, non ci sono santi, deve intervenire è l'artigiano, è la logica dell'artigiano. Che vuoi fare in serie una cosa che se scassata, se rotta, no? Fosse anche la più avanzata dal punto di vista tecnologico e di design, il bravo restauratore sarebbe là che ci prende i nuovi, tutte queste belle cose per renderlo nuovamente agibile, per renderlo nuovamente funzionale. Questo per dirvi quanto complessa è questa disciplina e come fascinosa ne è la sua teoresi. Detto tutto il bene e il male del design, partendo da Gutenberg e dalla stampa, affrontiamo ora il grande tema della rivoluzione industriale, dove effettivamente, tranne questi precedenti tipo stampa, inizia, dove nel senso della rivoluzione industriale, inizia effettivamente il design. Uno dei maggiori studiosi, premettete che quando vado a dire, specie in questi primi incontri, sul design, pertiene, riguarda esclusivamente il Regno Unito, l'Inghilterra. L'Inghilterra è all'avanguardia di questa disciplina. Non fosse altro perché
c'è stato tutto un movimento precedente retto da un certo Morris, il quale era contrario alla produzione industriale, perché diceva che la produzione industriale non era fatta bene, mancava di qualità a fronte della produzione artigianale, che invece era molto perfezionata, era fatta con the joy the labor, cioè l'artigiano lavora con gioia, invece il lavoratore del meccanico fa un lavoro un po' banausico, nel senso che è come una macchina che mette là un bottone che si ripete, eccetera, eccetera. E allora questo Morris riscopre che nel Medioevo esisteva questa stagione più felice dell'artigianato, e quindi fa un movimento un po' retrospettivo, nostalgico di quello che avveniva nel Medioevo. Ma siccome non era fisso, lui capì che la cosa non poteva svolgersi soltanto in joy the labor. Peraltro lui, che era marxiano, nel parlare di gioia nel lavoro combatteva quell'alienazione di cui Carlo Marx parlava, alienazione che per Marx significa vendersi, cioè lavorare di malavoglia, lavorare soltanto in senso prestazionale, io ho tanti scellini, allora per questa cosa c'è fatta determinata cosa, quindi senza nessuna partecipazione. Questa è l'idea di Marx che Morris fa proprio. Allora dice: noi combattiamo questa idea dell'alienazione con questo amore per il lavoro. Se voi fate un lavoro con amore, verrà un oggetto bellissimo. Però si sbagliava, poveri, è che ci sarà il male. Si sbagliava perché il lavoro fatto con amore da un artigianato costava 100 volte di più del lavoro che facevano i Wedgwood e gli altri suoi coetanei, no? E che erano dei prezzi accessibili al proletariato o comunque a questi primi lavoratori dell'industria. Ma tuttavia c'è una cosa che affranca Morris da tutti i suoi difetti, e fu quello di richiamare nel settore del design, che allora si chiamava arte applicate, e poi una volta vi dirò che cosa va inteso per applicato, richiamò tutte queste persone che facevano la pittura, la scultura, l'arte alta, l'arte pura, li richiamò all'interesse per l'arte applicata. Ecco che nacque un movimento che si chiamava dell'arte e dei mestieri, Arts and Crafts, da cui prende spunto gran parte dell'artigianato. Cioè si deve a Morris questo reclutamento di grosse forze verso il design, e soprattutto si deve a lui il tema della qualificazione. Come vi ho detto l'altra volta, design significa quantità, qualità e giusto prezzo. A Morris si deve molto la spinta verso la qualificazione. Nato signore contemporaneo che non era fesse, che era il principe Albert, marito della regina Vittoria, che governò il Regno Unito per quasi 100 anni, capirono che le cose si complicavano, perché da un lato c'era la spinta della produzione industriale, perché si doveva fare in fretta, guadagnare il tempo perduto, ammortizzare le spese di impianto, eccetera. Dall'altro però non si poteva scadere in pezzi di una qualità pessima che avrebbero creato disdoro a tutta quanta la produzione britannica, che allora faceva la concorrenza, cominciava a fare come con altri paesi tipo la Francia, eccetera. E allora ecco che Vittoria e Principe Albert creano il British Museum, no? Il British Museum è nato
questo museo che raccoglie tutti i manufatti, sia storici sia contemporanei, e quindi fu un grosso impulso dato a questa disciplina che di solito era relegata agli artisti falliti, a chi li là che si barcameravano fra l'uno e l'altro. Detto questo, leggiamoci un poco che dice questo signore Ashton a proposito della rivoluzione industriale. E qua vi insinuo un altro dubbio piuttosto che una certezza. Ashton, dopo aver elencato i cambiamenti avvenuti nel periodo che ci stiamo occupando, il periodo che ripeto è intorno alla metà dell'Ottocento, osserva: se una tale serie di cambiamenti debba o no chiamarsi rivoluzione industriale, si potrebbe discutere a lungo. Casimiro, proprio il conservatore, questa parola rivoluzione la rambisce e vuole capire in che senso applicare. I cambiamenti non furono soltanto industriali, ma anche sociali e intellettuali. La parola rivoluzione implica una subitaneità di cambiamenti che in realtà non è tipica dei processi economici. Il sistema di relazioni umane che alcuni chiamano capitalismo ebbe origine molto prima del 1760, quindi il capitalismo è una logica che prescinde dal tipo e dagli strumenti di produzione e raggiunge il suo pieno sviluppo assai più tardi, nel 1830. C'è il rischio, continua Ashton, di trascurare il fatto essenziale della continuità. Ecco, dice, per me rivoluzione significa cambiamenti da modello, invece quello che conta è la continuità. Difatti si dice che, lui lo ammette sì e no, che va dal 700 all'800. Tuttavia, l'espressione rivoluzione industriale è stata adottata da una larga schiera di storici ed è entrata così saldamente nel linguaggio comune che sarebbe da pedante offrire un sostituto. E questo è sempre Ashton che parla. E poi c'è un altro studioso, il quale dice: l'invenzione, questo è più raffinato, è un dramma che si recita su un palcoscenico pieno di gente, volendo significare che non è mai il frutto del lavoro di un singolo individuo. Allora mi pensavo che Gutenberg non è che la bella mattina si è scettato e si è messo a fare i pezzettini, apparteneva a tutta una ricerca collettiva, bensì alla collaborazione di molte forze concorrenti. Ashton si serve proprio di questo spunto per spiegare il nesso fra la scienza e la tecnica che è alla base della rivoluzione industriale, considerata da lui come il concorso di più fattori interagenti. Le invenzioni, gli scrive, compaiono in ogni fase della storia umana, ma è raro che fioriscono in una comunità di semplici contadini o di puri manuali. Solo quando la divisione del lavoro si è sviluppata al punto che gli uomini si dedicano ad un unico prodotto o processo di lavorazione, solo allora i tempi diventano maturi. Tale divisione del lavoro esisteva già all'inizio del XVII secolo e la rivoluzione industriale fu in parte causa e in parte effetto di un'accentuazione ed estensione del principio della specializzazione. Qua ci dobbiamo fermare un poco per fare una considerazione sui tempi attuali, se no diventiamo degli storici pedanti come certi amici miei che sanno tutto sul Settecento, ma non sanno che è successo a Bruxelles ieri. Allora, perché questa specializzazione è interessante ed è interessante la divisione del lavoro? È interessante perché c'è una corrente opposta, attualissima, della divisione del lavoro, dell'economia globale, cioè, la quale sostiene che il posto non esiste più,
La gente può essere spostata da una parte a un'altra con eclettica indifferenza. Io mi sono incazzato quando ho sentito questa cosa, perché il posto, a parte che la vocazione, noi cerchiamo il posto per la casa, il posto dove mettere la macchina, il posto, qualunque posto, fino alla tomba, l'idea è essere sballata una porta, la mobilità del lavoro è una stupidaggine. È una stupidaggine tipicamente americana, perché il mito americano è che il giovanottello comincia a buttare i giornali dentro un giardino o vicino, poi si mette a fare qualche altra cosa, poi diventa giornalista, poi direttore di giornale e poi finalmente diventa senatore di uno degli Stati Uniti. Conoscete voi a qualche italiana o qualche europea? È una balla totale. Qua si nasce figlio di meccanico e si muore figlio di meccanico, tranne rare eccezioni. Quindi questo posto ha un che di sacrale e di rispettoso, che non ammette, per ragioni finanziarie, che le persone vengono sballottate di qua e di là. Altro che alienazione di Marx, che è poi un'alienazione familiare, perché la moglie a un certo punto arriva a casa, ma tu che fai? Allora, qual è il problema? Il problema è che bisogna contestare queste forme di pseudomodernismo sulla base dell'esperienza, perché se voi andate, voi perdete un posto di lavoro, andate in un altro luogo di lavoro, il datore di lavoro dice: ma tu che esperienza tieni? E quindi tu tieni l'esperienza del posto precedente. Se tu sei una donna mobile, a un certo punto dice: ma voi che fate? No, io sono stato un mese là, due mesi là, esperienza nessuna. Quindi non solo, ma anche nel rapporto col pubblico. Io amo ritornare sul negozio e trovare lo stesso impiegato, non trovare uno che pochi soldi in nero sostituisce quell'altro. Cioè io perdo fiducia nell'azienda che cambia continuamente gli operati. Insomma, il posto di lavoro è un fatto sacro. Tutti questi balli che ci hanno raccontato sono americanate, che magari vanno bene per loro, per noi sono cose sbagliate. Nella genesi della rivoluzione industriale, nella prima metà del Settecento, l'Inghilterra è ancora un paese prevalentemente rurale, e anche l'industria ha sede soprattutto in campagne. Finché la lavorazione dei materiali di ferro, ecco, il posto di lavoro cambia, perché cambia la tecnologia, cambiano altri fatti, si fa col carbone di legna. Gli altiforni sorgono dovunque ci sono boschi. L'industria tessile è basata sull'organizzazione del lavoro a domicilio e i contadini stessi, i loro familiari, alternano i lavori dei campi alla filatura e alla tessitura, con apparecchi a mano di loro proprietà o connessi in affitto dai datori di lavoro. Ma quando il ferro si comincia a lavorare col carbon fossile, gli altiforni si concentrano nei distretti carboniferi, non stanno più aspettando che un bosco si carbonizza per fare carbone. A un certo punto, con questa nuova tecnica, vanno direttamente in miniera. Quando Arkwright nel 1768 trova il modo di applicare alla filatura, un'altra branca molto importante in Inghilterra e alla base del design, di applicare alla filatura l'energia idraulica, e Cartwright nel 1784 si applica alla tessitura, queste operazioni si concentrano dovunque è possibile utilizzare l'energia dell'acqua corrente. E quando la macchina a vapore di Watt, brevettata nel 1769, comincia a essere usata in sostituzione della forza idraulica, la concentrazione può avvenire in qualsiasi luogo, anche lontano dai fiumi. Le reti dei canali costruite nel 1759 in poi, diminuendo i prezzi del trasporto anche i materiali poli, rende sempre meno vincolante le sedi degli impianti industriali.
I luoghi di concentrazione delle industrie diventano centri di nuovi agglomerati umani in rapido sviluppo, oppure sorgono accanto alle città esistenti, provocando un aumento smisurato della loro popolazione. Quindi la mobilità del lavoro non significa acchiappò un signore sposo che era becca morte e farlo diventare tramiere. Significa che le condizioni, gli strumenti di produzione, i materiali eccetera cambino, e allora ecco che il contadino lascia i zappaterre e si mette a fare un mestiere che faceva la moglie, il filatore. Ecco colui che prima lavorava aspettando che i boschi si carbonizzassero diventa un minatore, e così via. Cioè è tutto quanto uno sconvolgimento generale dato da questa rivoluzione che parte, come vi ho detto l'altra volta, da una filosofia di tipo idealista e metafisica ad una filosofia positiva, ad una filosofia industriale. Ma che cosa nel grande crogiuolo di eventi scientifici, tecnologici, economico-militari, salari, eccetera, databili nel periodo 760-1830, tocca più direttamente la nascente cultura del design? Perché le chiacchiere che facevate prima erano cose di tipo sociologico, industriale, eccetera. Ma vediamo queste cose che rapporto hanno diretto con la cultura del design, cioè questa cultura caratterizzata dai tre fattori: quantità, qualità e giusto prezzo. Una prima implicazione col design si può riscontrare nelle stesse macchine industriali, che nascono proprio all'insegna di una grande funzionalità ed efficacia, e quindi con quella medesima pretesa estetica che conquisterà il favore della critica più moderna. Infatti, fra tutti gli articoli che verranno presentati nella grande esposizione di Londra nel 1851, saranno proprio i macchinari, quasi totalmente immuni da preoccupazioni stilistiche e decorative, a segnare il reale progresso, anche in fatto di gusto, compiuto nel periodo della rivoluzione industriale. Su questo tema interverrò più avanti. Cioè, tutta la rivoluzione industriale come si ripercuote direttamente sul design? Una prima ripercussione si ha nelle macchine produttrici. Ecco, guardate, la prima locomotiva a vapore è questa di Stephenson. E qui il capolavoro della macchina a vapore di Watt, che è bella anche esteticamente, ma mettessi in un salotto, posto che abbia un salotto, è un bello oggetto. Perché è bello questo oggetto? Non è bello perché ci siano le donnine nude, ma perché contiene le qualità di funzionalità, di giusto prezzo e di economia, nel senso che non c'è un pezzo in più di quello che è necessario. Allora questo senso di essenzialità costituisce la bellezza delle stesse macchine produttrici di manufatto. È chiaro? Quindi già la macchina ha una sua estetica di cui vi ho appena parlato. Un secondo settore della produzione di tale periodo che ha legame col design è dato da tutti quei prodotti che, grazie all'impiego di nuovi materiali quali la ghisa, il ferro, l'acciaio eccetera, subirono una notevole trasformazione e sostituirono molti manufatti prima realizzati in legno, pietra, e altre cose passanti. Emblematico in tal senso è il ponte sul fiume Severn a Coldbridge-Gale, emblematico, ideato probabilmente da Joseph Wilkinson, il maggiore artefice delle prime eccetera. Allora, oltre a questo fatto di ricercare la bellezza nell'economia, la funzionalità eccetera, gli stessi oggetti della rivoluzione degli ingegneri, grazie ai nuovi materiali, acquistano una loro leggerezza.
Questo ponte è uno dei primi costruiti in Inghilterra con la tecnica della ghisa, del ferro, eccetera. È essenziale. E tutti gli altri ponti che sono venuti dopo, tranne qualcuno un poco barocco, un poco cervellotico, hanno sempre la funzione di ottenere il massimo risultato col minimo sforzo, col minimo impiego di capitali, eccetera. E quindi anche questa parte, diciamo, del design che più si avvicina all'architettura, tanto è design in quanto la bellezza è data proprio dall'uso di nuovi materiali. Un terzo punto è quello di cui già vi ho accennato, della bellezza degli oggetti design e quelli che continuano la tradizione, quelli in cui si poteva meglio assistere al passaggio dall'artigianato all'industria. Cosicché la storia del design del periodo in esame si fa iniziare, come attestano vari autori, con l'introduzione di una delle più antiche manifatture, quella della ceramica. Inoltre notiamo che, nonostante l'indubbio moto collettivo che contribuì alla nascita della prima civiltà industriale, furono quasi sempre alcune individualità di designer, di produttori, di manager e persino di commercianti a contrassegnare emblematicamente la vicenda del design, come del resto accade ancora oggi. Questo in contraddizione con quell'altro autore che diceva che una rivoluzione è un fatto collettivo, cioè, invece è sempre l'individuo il quale introduce questa forma di novità. Ora, mentre leggevo questo brano, mi veniva in mente una condizione attuale che in tanti altri scritti io ho chiamato riconoscibilità. Questo lumetto, che ha origine nel Bauhaus di Gropius, è autoespressivo, proprio dice appicciola, idea a casa, a lampadine, eccetera. Quanti oggetti che si producono oggi grazie a questo paradiso dell'elettronica sono riconoscibili nella loro funzione? Io vi confesso che con tutta la mia tecnologia io ho difficoltà, non con il computer, ma che i telefonini, io odio i telefonini, o telefonini con buon caffè, o telefonini con sonno, o telefonini che fa, che non l'ha, si gira così come se fosse una masturbazione, insomma sono degli oggettacci i quali non si danno per quello che rappresentano, sono difficili da realizzare e soprattutto non hanno significato, una cosa così, che tu puoi fare 100.000 cose. Questo perché si fa? Per sfruttare la grande invenzione della miniaturizzazione. Vabbè, sono fatti vostri, ma mica per morti. Io voglio un lumetto grande del Bauhaus, no? Che premo un bottone e chi lo sappiccia. Ora, è indispensabile che il moderno design superi questa fase, diciamo, di mania polivalenze. Questo è un autentico disagio. Quante persone, tranne voi giovanissime, che avete questo talento, chissà perché, che sapete fare tutto, ma da un cinquantenne in poi, chi lo si trova in difficoltà rispetto a un oggetto che significa tutto, significa che fa realizzare quasi tutto, a parte il fatto che c'è campo o non c'è campo, un telefono in compagnia di varia, squilla per lamba, creta, rivela. Quindi, a parte i difetti che ancora ci sta in questa tecnologia, questa è una tecnologia alienante, insignificante, sono oggetti che non producono niente. Scusate, questo è uno sfogo, chiudo l'argomento e passo un'altra volta a quello che stiamo dicendo. Oh, guardiamo un momento come si comportava un grande industriale ai tempi della rivoluzione industriale, e pigliamo questo fabbricante di oggetti di ceramica che si chiamava Wedgwood. Wedgwood era il più raffinato
costruttore di brocche, di servizi da te, insomma, insomma era il top della qualità. Però ai tempi della rivoluzione industriale Wood pensava che man mano che aumentava il capitale impiegato negli impianti e nelle attrezzature, Wood, come tutti gli altri industriali, cominciò a preoccuparsi che non rimanesse inattivo quel famoso fatto che bisogna ammortizzare i costi di produzione delle macchine. D'altra parte la domanda del mercato aumentava sia per il più alto tenore di vita degli abitanti, sia per il perfezionamento di molti prodotti, dovuto alle nuove macchine che soprattutto consentivano di immettere sul mercato una quantità di merce ad un prezzo tanto basso da essere accessibile alla maggioranza dei compratori. E qua si incazzava Morris, dice, oh, capo soddisfa le esigenze di tutto quanto e quella degli industriali di vendere Times Money al più prezzo possibile, eccetera, noi facciamo la schifezza della produzione. Parenzi. Vegemut si adegua, anzi contribuisce con la sua produzione di ceramica utile, fra virgolette, alla logica del lavoro industriale. Quantificare la produzione, ridurre i prezzi del prodotto di più di un tempo sempre più breve. Come osserva Ashton, è una delle principali caratteristiche psicologiche della rivoluzione industriale, fu appunto un nuovo senso del tempo. Donde il precetto time is money.